Ecco qua, in onore degli europei di calcio che si tengono in questo mese di giugno. Non so come saranno andati, non so come andranno, perché sto registrando qualche giorno prima questo fine mese. Sono, cos'è, il 24, 23 oggi di giugno, comunque qualcosa del genere. Sto registrando il fine mese di giugno, gli europei naturalmente non sono ancora finiti, quindi non so assolutamente come sarà andata. Ma in onore degli europei io mi sono messo la maglietta dell'Italia. Quindi così è, così è. Tra l'altro ne approfitto per questo fine mese di giugno per darvi anche un'altra informazione, perché sennò poi mi prendete per pazzo. Già lo so. Nel mese di luglio, agosto e anche settembre, ragazzi, ci sono, usciranno tanti video, tanti contenuti extra e anche alcuni video che mi ero completamente, cioè pensavo di aver pubblicato e invece non ho pubblicato. Ci sono comunque tanti contenuti che io ho registrato, soprattutto i contenuti extra, tempo e tempo fa, perché avevo dei momenti liberi e quindi avevo deciso di registrare alcuni video, alcuni argomenti particolari. Alcuni video sono stati registrati, vi dico ragazzi, a Natale, proprio perché avevo del tempo e quindi ho detto magari poi li pubblico nel periodo estivo, che invece sono sempre un po' più di fretta nel fare le cose, ok? Quindi ho detto, ho dei giorni liberi, registro un bel po' di video così poi li spalmo anche nel periodo estivo. Questo perché ve lo sto dicendo, non perché avessi bisogno di dirvelo, ma perché mi vedrete con magari la felpa. Ok, quindi magari uscirà un video a metà luglio, fine luglio, ad agosto, magari al 15 di agosto vi faccio uscire un video dove sono in felpa. Voi non prendetemi per pazzo o non pensiate che mi sono trasferito in Canada, che dici Mickey, ma com'è possibile che al 15 di agosto te sei con la felpa? Insomma, però ci saranno questi video di contenuti extra dove, se in alcuni casi mi vedete con la felpa, sapete che li ho registrati a Natale, ok? Quindi questo è il motivo. Era un'informazione di servizio, tanto per darvi un'informazione in più del perché poi ad agosto mi vedrete con la felpa. Veniamo invece al nostro fine mese di giugno. Sono usciti un bel po' di prodotti e quindi parleremo, non tanto, perché in realtà di tutti quei prodotti che sto guardando adesso non c'è nessuno di cui devo fare qualche rettifica particolare. Però vabbè, cominciamo. Cominciamo con la Argus G2 Mini di casa Wupu. E ragazzi, di questo dispositivo cosa gli vuoi dire? Cioè, asciutto come il deserto, non perde una goccia, funziona bene, a me appaga tantissimo, ha un aroma fotonico. Ragazzi, niente, mi sento di non aggiungere niente a quello che ho detto nella video recensione. Bello slim, facile, portatile, non lo so, non ho veramente niente da aggiungere. Ma mi sa che sarà tutta così questo fine mese, perché sa che c'è poco da aggiungere. Nessuno di questi dispositivi mi ha lasciato a piedi o mi ha dato problematiche particolari. Sarà cortissimo, così possiamo andare a vedere le partite dell'europeo. Wupu Argus E40. Copia e incolla di prima. Non perde una goccia. Funziona benissimo. Non mi ha dato nessun problema. Questo è un dispositivo che uso più per un tiro polmonare che per un tiro MTL. Per l'MTL preferisco l'Argus G2. Cosa vuoi dire? Niente. Cosa devo dire? Non posso dire niente. Nessun problema. Nessun problema. Trine di casa Innokin. Ecco, qui una piccola rettifica la devo fare, non tanto per il dispositivo, perché chi ha visto il video sa che cosa è successo. Devo però controllare una cosa, devo vedere una cosa, perché di questa mi sa che devo fare una rettifica, perché chi ha visto il video poi sa che una delle due resistenze era fallata, si è bruciata subito, o ne avevo solo un'altra all'interno della confezione, quindi poi ho usato l'altra, ma non è che ci ho fatto chissà quanti giorni di utilizzo. Quindi la rettifica che devo fare non è su che cosa è successo nel lungo periodo, perché poi il dispositivo non ho potuto usarlo nel lungo periodo, non avevo coil di ricambio. Però una cosa la voglio dire, ed è questa cosa che mi ha fatto notare un utente, ed effettivamente io non ci ho fatto caso e adesso voglio andare a vedere. All'interno della confezione, che è poi quella che troverete voi in commercio, effettivamente c'è scritto una batteria, mentre io nel video vi ho mostrato che c'erano due batterie estraibili di questa pod, ok? È un errore mio, perché probabilmente la confezione, che è questa qui, è quella che è stata mandata ai recensori, e probabilmente all'interno c'erano due batterie per far vedere che appunto sono estraibili e intercambiabili, ma probabilmente sono delle confezioni per recensori ed è per quello che c'erano due batterie. Errore mio,
che non ho guardato, non ho fatto caso a questa cosa, non ho guardato sul retro della confezione cosa c'era indicato come contenuto all'interno della confezione. Ce n'è una sola di batteria, quindi voi che andrete a prendere questo prodotto sul mercato, quando lo reperirete sul mercato avrà una sola batteria, non due. Mi correggo, errore mio ragazzi, vi chiedo scusa per questa cosa se vi ho detto una cosa sbagliata, perché è giusto chiedere scusa se si dice qualcosa di sbagliato. Per il resto ragazzi, il dispositivo, come detto, non l'ho utilizzato nel lungo perché non c'erano altre pod all'interno, ce n'erano solo due, non potevo utilizzare nel lungo periodo. L'unico test che ho fatto è la pod, che anche se è finita e bruciata, però l'ho riempita lo stesso di liquido, l'ho lasciata lì nel dispositivo, e a distanza di 10 giorni che ce l'ho lì, guardate, qualche gocciolina sotto di perdita di liquido, ma niente di grave, cioè sono proprio, cioè le potete contare, forse arrivano a 10. Altro dispositivo di cui è uscita la recensione, o meglio due, le due Rincoe, quella viola e quella gialla. Adesso le vedete pulite e sigillate senza batteria perché gli ho dato una lavata proprio ieri, ok? Gli ho dato una lavata perché erano veramente conciate, perché le ho utilizzate tanto, soprattutto questa viola. Di questa ho finito le resistenze e mi compro una decina di coil di ricambio, e questa la utilizzo volentieri a polmonazzo proprio perché mi ha dato gusto. Questa invece ha la sua coil rigenerabile in MTL, mi dà gusto, mi dà soddisfazione quella, e quindi continuerò ad utilizzarla con quella. Funzionano molto bene, sono plasticosi, quindi come vi ho detto mi invogliano proprio a utilizzarlo, un dispositivo così, perché non ho paura di rovinarlo. Saranno cadute penso almeno 10 volte a testa e sono ancora integre e funzionanti perché plastica. Ottimi due prodotti, super validi, funzionano ancora entrambi benissimo, anche nel lungo periodo, tanta roba. Poi Boxer di casa Aspire. Di cosa stiamo parlando? Del niente, ok? Di questo non c'è niente da dire. Niente, tanta roba, tanta roba. L'ho provato anche con dei liquidi ice fruttatini sfiziosini. Puttana miseria. Perché l'aria dall'alto taglia molto l'ice, lo taglia tantissimo e quindi lo rende super piacevole. È un mese che la sto utilizzando, forse anche qualcosina in più. Non ha nessun problema. Cosa vi devo dire in questo video? Non ha nessun problema. Non perdo una goccia. Funziona bene. Mi sento sciocco oggi. Mi sento veramente sciocco perché non ho niente da dire. Non ho niente da rettificare. È stato un mese fortunato. Nessuno di questi dispositivi ha smesso di funzionare. Si è crepato, è esploso. Tutto funziona perfettamente, compreso il mio biberon. Anche questo ragazzi continua a funzionare benissimo, mi dà un sacco di gusto. Ho ordinato tra l'altro su un sito una decina di resistenze di ricambio, perché adesso che le trovo ne faccio un po' scorta perché figa, da un gusto incredibile, è proprio sfizioso, lo so. Non rifacciamo tutto il discorso della recensione, ok? Cosa vi devo dire? Cioè, la verità vi devo dire. La verità è che a me mi dà gusto, è sfizioso. Sta roba qua è sfiziosa, basta. Non la uso al chiuso, non la uso in casa, non la uso in ufficio, non la uso neanche in macchina più di tanto, perché anche in macchina mi dà fastidio, troppo vapore. Però mi dà gusto. Sono in spiaggia, faccio una camminata. Oh, dà gusto. Mi dà gusto, cosa ci posso fare? Mi dà gusto. Ragazzi, niente, questo è tutto per il fine mese di giugno. È stato corto, è stato facile, è stato breve, è stato intenso. Spero sia stato anche bello. Però non ho nient'altro veramente da dire. Spero che la mia maglietta dell'Italia vi piaccia. È una maglietta molto vecchia, guardate, ancora le 3 stelle, perché avevamo vinto ancora solo 3 mondiali, quindi è antecedente al 2006 questa maglietta dell'Italia. Però a me piace moltissimo perché è della K. Tra l'altro sponsor di questo fine mese di giugno è K. Ringraziamo tutti K per la sponsorizzazione di questo video. E niente, ragazzi, questo è tutto. Ricordatevi che nel mese di luglio, nel mese di agosto, usciranno dei video particolari, dei contenuti extra, dei video che non sono solo recensioni. Se mi vedete con la felpa, vi ho spiegato all'inizio del video perché mi vedete con la felpa, è estate, vi assicuro che è estate, però i video non sono stati registrati in estate, sono stati registrati qualche mese fa,
alcuni a febbraio, alcuni a marzo, alcuni a Natale, durante le vacanze natalizie. Quindi portate pazienza, sappiate, magari mi vedrete anche più giovane di qualche mese, di 6 mesi più giovane. Questo è tutto, noi ci vediamo presto per una nuova video recensione, ci vediamo con il fine mese, al fine mese di luglio, sì, il fine mese di luglio, sì, perché ragazzi ho qualche prodotto che sto già testando, quindi nel mese di luglio usciranno dei dispositivi, non so se magari salterà il fine mese di agosto, perché magari nel fine mese di agosto ci saranno soltanto liquidi, ci saranno solo i contenuti extra, ma magari non arriveranno dispositivi da recensire, quindi non ci sarà il fine mese di agosto, però il fine mese di luglio vi garantisco di sì, perché c'ho già, guarda, 1, 2, 3 prodotti che c'ho già qui che sto utilizzando e di cui dovrò far uscire a breve la recensione e che poi naturalmente vi porterò nel fine mese di luglio, quindi già 3 dispositivi ce li ho, quindi fine mese di luglio è garantito, quello di agosto vedremo, ragazzi, vedremo. Dai, questo è tutto, ci vediamo presto e buona giornata e buona vita a tutti.